Un incontro assolutamente proficuo, è il modo di lavoro che credo il Presidente Lombardo e io vogliamo, cioè non discorsi generici, un discorso istruito dalle nostre strutture prima e dalla persona e dal gruppo che sono per me su questo territorio a lavorare ogni giorno con le strutture. E quindi abbiamo parlato di numeri, di fatti, di cose, e quindi ne torno colpito dalla straordinaria apertura e disponibilità a discutere i dossier. Gli enti controllati dallo Stato hanno dimostrato, e lo dimostrano anche nei numeri relativi alla regione siciliana, di essere non bravissimi ma bravini, migliori di altri. Il tasso di realizzazione delle opere di questa regione che compete a quegli enti sta attorno al 22% di utilizzo della spesa contro una media del 12%, però a noi non basta, quindi vanno benino, devono andare benissimo, e perché vadano benissimo, d'intesa con la regione e col governo, stringeremo, a cominciare da RFI, un contratto più stretto, che avendo la regione scommesso sul RFI, avendo messo sulla Catania-Palermo e su altre tratte dei significativi investimenti, dobbiamo avere delle garanzie di realizzazione che RFI ci sta dando e che saranno scritte in un contratto. Ancora più forte questa collaborazione c'è con un ministero che, piuttosto che occuparsi soltanto, come noi crediamo, della spesa europea, si occupa in generale della coesione, cioè di un grande e straordinario obiettivo, quello cioè che si facciano passi concreti perché il divario tra nord e sud possa finalmente ridursi nel nostro paese. Di questa collaborazione è testimonianza anche la venuta, la visita e l'attenzione che il ministro Barca, anche per conto appunto del Presidente del Consiglio, ha voluto riservare ad alcune realtà siciliane che hanno bisogno di essere mosse e rilanciate, e a tante altre che per la verità si distinguono per essere eccellenti in sede europea. Tra queste, è stato detto, si parla di modello Sicilia nella sanità, non soltanto in Italia, nella formazione, in questo piano dei giovani, in una finalmente avviata integrazione sociosanitaria e in un investimento che non ha precedenti nella nostra regione per avere, come dire, una velocità decente nella tratta ferroviaria Catania-Palermo.